Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, sta per succedere qualcosa di incredibile questa sera ragazzi. Per voi è mattina, per voi è lunedì mattina, quindi buongiorno, buongiorno a tutti e per chi se lo fosse perso, mamma mia ragazzi, c'è un evento annunciato alle ore 22 precise sulla settima runa del cubo. Ragazzi, succederà qualche cosa, si sta cominciando a formare un vortice incredibile attorno al cubo, qualche colore rosastro si inizia a intravedere, nella mappa c'è qualcosa che sta fluttuando, è un chest. Porca miseria, i chest fluttuanti non li avevo mai visti. Non so se l'ho notata, ragazzi. GG per il chest fluttuante. Ah, non è fluttuante. Sembrava fluttuante. Si dice, ragazzi, che potrebbero attivarsi i vulcani intorno al cubo, ragazzi. Intorno alla mega casa sull'isola che, ragazzi, è stata trasportata in maniera veramente prepotente da questo cubo. Questo cubo, ragazzi, che già abbiamo visto come nella scorsa season si è fatto tutto il giro della mappa, sembra che ancora abbia tanto, tantissimo da fare. Intanto, ragazzi, voglio chiedervi subito una domanda così. Ma ragazzi, secondo voi, qual è la cosa più bella che state trovando in questa season numero 6? Per me, ragazzi, al momento la cosa più bella sono le decorazioni di Halloween e tutto il tetro che c'è in giro per la mappa. Mi piace veramente tantissimo questa ambientazione che hanno voluto dare a questa season che, ragazzi, attenzione, perché sembrerebbe stia nascondendo al suo interno degli elementi molto fiabeschi, e non voglio dire altro al momento, ragazzi. Sono state scoperte delle cose molto molto particolari che sembrerebbero richiamare un pochettino qualcosa alla Walt Disney, ma non voglio dire nulla adesso, ragazzi. Intanto sembra che il cubo stia cominciando, ragazzi, ad illuminarsi un po' di più. Guardate che storia, malati quelli di Epic Games, raga, allucinanti. Guardate qui, si sente del rumore. Tra pochissimo, ragazzi, sono certo che comincerà l'evento, la cosa che il cubo farà. C'è la runa che sembra bella lucente, sembra bella attiva, ragazzi, e porca di quella porca, è veramente geniale. Guardate che storia. Questo cubo, ragazzi, lo sapete, intorno a questo vortice che noi possiamo utilizzare, ed è geniale come cosa, perché lo possiamo utilizzare nella mappa per utilizzare il paracadute, il deltaplano, quante volte vogliamo. E tra l'altro è un vortice ascensionale, quindi una volta che ci entriamo dentro noi possiamo salire verso la cima della montagna, chiamiamola così, e entrare in casa, buttarci giù, non subire danno, insomma un sacco di cose. Tra l'altro molti di voi mi stanno facendo notare, ed è proprio così. Oh, attenzione, mi sembra che si sia intensificato. Oh, si sono attivati i crateri. Ah, si è alzata la runa e si è attivato un mega cratere, un mini cratere. Vediamo se ci entriamo col drone. Wow, non possiamo entrare più di così, ma wow, mi sento la marmellata. Che storia, raga, c'è un cratere giga che si è attivato, dove sopra c'è un pezzo di roccia che si è alzato. Ma se andiamo a vedere, come l'immagine che vi avevo mostrato nel video dell'altro ieri, o addirittura forse di ieri mattina, guardate i mini crateri, raga, si sono attivati i mini crateri, che non ci si può entrare dentro, no, non si può. Oh, c'è del viola sotto, raga, no,
c'è semplicemente del viola sotto, non è niente di esagerato. Si sono attivati questi mini crateri intorno che, ragazzi, sembra davvero che nascondano al loro interno o comunque sotto alla superficie del terreno questo, io non so se sia un liquido viola o un'aura viola. Intanto, ragazzi, anche il cubo incredibile, incredibile, ci si può rimbalzare addosso prendendolo a testate, ragazzi, veramente veramente meraviglioso. E non è finita, perché voglio farvi vedere una cosa. Guardate, ragazzi, guardate il cubo. Qualche minuto dopo l'attivazione è di nuovo cambiato. Guardate che storia, raga, ci sono fulmini incredibili che partono dal cratere dove si è alzata la runa, quello che si è appena fermato, e raggiungono la punta del cubo. Ragazzi, al suo interno c'è addirittura una specie di massa nera, sembra quasi un gruppo di anime che si sta contorcendo dentro quello che è il cratere. Ragazzi, incredibile, non succede molto, adesso noi siamo dentro, ma no, sembrava di vedere qualcosa, no, ma voglio farvi vedere di più, ragazzi, voglio farvi vedere di più. I crateri sono di nuovo uguali, ma guardate cosa è successo, ragazzi, se noi ci alziamo, intanto ci si per i fulmini, cioè veramente, guarda che casino, se noi ci alziamo, ragazzi, ci sono delle modifiche anche alla caverna che c'è all'interno della casa. Ragazzi, guardate, se noi entriamo nella caverna, raga, Gigi, ci sono dei pezzi quadrati di roba che non si capisce bene cosa abbiano dentro, e non si capisce neanche il perché si siano formati. Ma guardate che storia, raga, guardate che storia, è incredibile. Noi possiamo, volendo, passarci attraverso, ma non succede molto. Quindi pure la caverna, ragazzi, sentite che casino che fa il cubo, si sta modificando, addirittura ci sono dei fulmini intorno a questi cubi che hanno preso e stanno prendendo il dominio della caverna sotto alla casa. Ragazzi, è veramente veramente incredibile. La casa in sé non ha subito delle modifiche, ma la caverna sotto e ovviamente, ragazzi, l'isola ancora più sotto invece è assolutamente mostruosa, ragazzi, veramente allucinante quello che sta succedendo, e aggiungerei anche spettacolare, perché gli effetti grafici sono veramente meravigliosi. Il cubo brilla tantissimo, ragazzi, i fulmini che partono da sotto sembrano quasi dare energia al cubo, e sembra addirittura che si stia caricando per fare qualche cosa. Voglio chiudere con il discorso che ho lasciato a metà prima, quando abbiamo visto appunto il cubo che si stava attivando. Se noi guardiamo, ragazzi, bene la forma dell'isola, effettivamente, ragazzi, è la forma di un vulcano. Sembra proprio, se la capovolgiamo, sembra proprio che ci sia il cubo che tappa un vulcano. È solamente magari una coincidenza, ma magari non lo è, ragazzi, potrebbe davvero essere qualcosa che potrà modificarsi. Di certo la domanda che ci viene spontanea è: adesso quanto ci metterà il cubo a fare lo stesso effetto su tutte le altre rune che lui stesso ha creato? C'è gente che dice ogni giorno un evento, potrebbe invece anche essere ogni settimana un evento, ma se consideriamo che è stato velocissimo il movimento del cubo dal centro del lago alla prima runa, io sono più propenso a pensare che nel giro di massimo 2 settimane succederà qualcosa di incredibile che potrebbe modificare ulteriormente e in maniera indelebile la mappa di Fortnite. Beh, ragazzi, io ci tenevo a farvi vedere tutto quello che sta succedendo. Vi auguro ovviamente una buona giornata a tutti voi che state andando a scuola, state andando al lavoro. Vi ringrazio per aver guardato questo video. Mi raccomando, ragazzi, un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e non vi dimenticate di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche ogni video che carico. Noi ci vediamo in live. Ciao!